ripercorriamo insieme alcuni momenti della passione di Gesù che ha dato la vita per noi, per cui la nostra vita è diventata preziosa, perché lui ha detto: ecco, io a me siete molto cari, tanto che do la vita per voi. E lo facciamo rispettando il silenzio quando ci spostiamo, perché così nel silenzio possiamo ripensare le parole che abbiamo sentito, i brani del Vangelo che abbiamo sentito e anche i canti che abbiamo ascoltato. Ecco, quindi cominciamo questo gesto di preghiera proprio seguendo, guardando Gesù. Che cosa ha fatto Gesù per me? Che cosa fa per me Gesù? Anno. Questa è una delle canzoni che ha accompagnato noi maestre e gli alunni della scuola primaria. Musica e parole ci hanno fatto conoscere più da vicino la storia di Ermanno, un bambino nato nell'anno 1013, gravemente deforme e per questo consegnato alle cure dei frati di un convento. Sembrava addirittura ritardato, invece, con la pazienza e l'amore dei frati, crebbe con una straordinaria intelligenza, creatività e amore alla vita, e scrisse trattati di astronomia e canti ancora oggi conosciuti, come la Salve Regina. La luna sorride al giaciglio malandato, al bimbo tutto costa abbandonato. Amiamolo, educhiamolo, addio gioia infinita, se è stato messo al mondo. Con la mamma mia celeste.
aveva fatto il cuore.